Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Benvenuti a Condove, un paese di 4.500 abitanti all'inizio della vasta Valle di Susa. Quando ha sentito parlare del nuovo codice degli appalti, cosa ha pensato? Un pochettino di elasticità, un pochettino di discrezionalità in più per l'ente pubblico sicuramente c'è. Il punto è che tutta la procedura burocratica rimane sostanzialmente intatta e segnalo che i comuni negli ultimi 20 anni hanno subito il blocco delle assunzioni. L'età media dei dipendenti pubblici è superiore ai 50 anni. C'è una scarsa propensione a tutto quello che è il digitale, insomma, dover badare a un territorio a 70 km quadrati di estensione in due persone, per quello che riguarda l'edilizia pubblica, è davvero molto complicato. Questa è la nostra nuova scuola dell'infanzia. Con il vecchio codice degli appalti abbiamo dovuto fare una gara ad evidenza nazionale alla quale hanno partecipato 17 aziende. Quella che è stata selezionata è quella che ci ha fatto l'offerta economicamente più vantaggiosa, facendoci, tra virgolette, risparmiare circa 250.000 euro. E con il nuovo codice appalti invece? Sarebbe andata che non avremmo fatto il bando di gara, avremmo risparmiato 8-9 mesi, avremmo invitato noi 10 aziende selezionate, però non sapremmo che tipo di ribasso queste aziende ci avrebbero potuto fare. Minore concorrenza in teoria porta anche a minore risparmio per l'ente pubblico. Queste strade a Condove, sindaco, hanno un po' di buchine. Questa è via 4 novembre, questa strada è il mio grande cruccio. Oggi con il caro materiale e con tutto quello che è successo, l'ultimo preventivo che ci hanno fatto è 112 più IVA e quindi fa 135-136. Stiamo dentro i 150. Affidamento diretto, senza bando, senza niente. Però la mia domanda è, 136.000 diventano 120 perché l'azienda scelta fa un po' di sconto, oppure diventano 149? Perché noi non sappiamo come reagirà il mercato, se ci sarà una liberalizzazione che andrà a favore degli enti locali, oppure se le aziende e il sistema produttivo farà cartello.